Giornatina Abarth, mica da ridere, partiamo subito con la 695 biposto che l'ho guidata qualche anno fa, macchina che andava fortissimo con il cambio Bacci, con gli innesti frontali, era una macchina molto particolare perché era super alleggerita, aveva solo due posti, ho avuto questa leva del cambio pazzesca, ma anche dietro ovviamente aveva roll bar. Una piccola Porsche GT3, ancora dritta, non è capovolta, scherzo, so che fate tutti questa battuta, in realtà andiamo avanti, Fiat 131, questa con Marco Allen. Top Marco Allen, numero uno assoluto. Incredibile, non ci posso credere, sono con Marco Allen, grandissimo campione di rally. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Se gommo tiene, io vinco gara. Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna. You said it. You no, said no, it. I remember something, but difficult I say something, but I have some many story I know in Italy. Yeah. Contromuro. Contromuro, okay. Bravo, contromuro. Okay, grazie. Grazie, ciao. Dopo questo incredibile brivido andiamo avanti, questa 500 Abarth, in realtà è quella dei record. Dovete sapere che questa vettura ha una storia molto particolare perché nel 2009, per festeggiare i 100 anni di Fiat, l'avevano convertita a 500 standard. Incredibile, l'avevano convertita e poi hanno scoperto che invece era la 500 dei record, quindi cosa hanno fatto? L'hanno rifatta Abarth praticamente, vabbè. Vabbè, matti, ogni tanto succede. Questa è quella che è nata in collaborazione con Yamaha, sempre 695, questa è la da 0 a 100, bellina. Sono tutti, diciamo, i modelli speciali che sono stati fatti nel corso degli anni. Quella è la rivale, molto carina anche questa. Vettura che ispira sempre anche da un punto di vista, a parte estetico, ma anche il nome è figo, la rivale è divertente. Quella qui, guardate che bella quella griglietta nella zona posteriore. E poi l'altra chicchetta di oggi è la 124 Abarth, che con cui ha corso anche ovviamente il mitico Marco Allen. Dai, andiamo a vedere cosa ci propongono oggi, perché sono i 70 anni di questo mitico brand. Andiamo. Vabbè, ciao Abarth 1000 TC. Com'era lì? Aspetta che vado di qua, voglio vederla sta macchina. C'è un po' di gente alla festa, la faccia, un bel po' di gente. Tutti gli appassionati sanno bene che la storia inizia già qualche anno prima. Carlo era ancora un ragazzino e viveva con la mamma, vivevano a Vienna e adorava le sfide di velocità con il monopattino che si correvano dopo la scuola nelle strade del suo quartiere. Il problema era che lui aveva poco più di 10 anni, mentre i suoi avversari erano già più grandi di lui, quindi con gambe più lunghe e una spinta più forte. La verità è che non aveva chance. Ecco l'idea. Si sfila la cintura di cuoio dai pantaloni e con l'aiuto di un calzolaio la usa per ricoprire le ruote di legno del suo monopattino. Perché? Perché vuole ridurre l'attrito e migliorare l'aderenza sulla strada. Ma questo è solo l'inizio, questa è solo la scintilla che porterà Carlo Abarth a realizzare un bellissimo sogno, è un sogno che dura da 70 anni. Beh, aveva ragione. Signore e signori, la nuova Abarth 695, 70° anniversario, che è una serie limitata, è limitata a 1949 esemplari. Il carico aerodinamico aggiuntivo aumenta la stabilità della 695, riducendo di quasi il 40% la correzione dello sterzo. Allora, la 695 70° è dinamica, è stabile, ma è anche molto performante. Motore 1.4, T-Jet, 180 cavalli con turbina Garrett, scarico Rekord Monza attivo, sono sicuro che l'avete visto mentre la macchina veniva su, pinze Brembo, nuovi Sabel tricolori, in più uno splendido nuovo colore che abbiamo chiamato Verde Monza 1958. La cosa che si fa notare è questa ala che nella zona posteriore riporta anche il logo Abarth. Ricorda molto quella del deltone integrale, uno degli elementi che ci ricordiamo di più del deltone integrale, sicuramente di questa 695 ci ricorderemo
questo elemento estetico che appunto va a migliorare la componente aerodinamica e soprattutto a generare più pressione nell'asse posteriore, che è sempre stato uno dei limiti di questa vettura. Luca Castaldi è con me. Hai visto, in carne e ossa. Bellino, qualcosa della Lego, stupendo. Sei qui oggi per... in qualità di... in realtà tu sei un giornalista, sì, diciamolo, sì, però... Sì, non ce la tiriamo, però diciamo di storico Abarth, ma io direi più appassionato. Ho scritto un libro. Anche due. Anche due. L'ultimo che hai fatto, come si intitola? Beh, l'ultimo è su Giorgio Pianta, però qui diciamo vogliamo ricordare Abarth Memories, che è un libro... Giriamoci che facciamo vedere lo sfondo con le macchine. Abarth Memories, dicevi? Un libro con il quale ho voluto riscrivere la storia dell'Abarth raccontata da chi ci ha lavorato in Abarth, perché poi sono loro che hanno veramente fatto la storia, gli uomini dello Scorpione che hanno lavorato per creare delle vetture indimenticabili e per raggiungere delle vittorie altrettanto indimenticabili. Tu sei un grandissimo appassionato di automobili d'epoca in generale, però di Fiat in particolare. Tra l'altro c'è un furgone bellissimo con colore Martini Racing, cioè lui ricostruisce praticamente gli scenari ufficiali dell'epoca. Bravissimo. Purtroppo le malattie, bravissimo. Però non solo per te, ma cosa rappresenta Abarth in generale per il mondo dell'automobile? Beh, io credo che rappresenti un marchio che, come è stato detto, lega tutti dalla passione. Certo. Perché poveri, cioè, ricchi, diciamocelo tra noi, cos'è che ci fa eccitare dell'automobile? Il rumore, sì. L'odore, perché quando c'è un rodone, no? Soprattutto nelle auto d'epoca, l'odore quel conta, ma il rumore, poi la prestazione, ovvio, quello che ci fa battere il cuore. Poi una cosa che secondo me è sempre stato bello di Abarth è che comunque le preparazioni sono sempre state democratiche. Sì. Ricordiamoci la cassetta. Sì, sì, sì. La cassetta, adesso magari le Abarth costano un pochino di più oggi perché è un po' più difficile impostare un discorso industriale come si fa oggi rispetto a quello che si faceva una volta. Carlo Abarth ti mandava a casa la cassetta con i pezzi e ti elaboravi la tua 500 in garage, quindi di fatto da una 500 normalissima te l'avevi fuori un piccolo mostro e andavi a bastonare quelli che avevano le macchine, quelle un pochino più costose. Era la sportiva, no? Per tutti. La sportiva per tutti, quindi diciamo che era una sportività molto democratica, ma però tiravi perché alla fine bastonavi fior fior di macchine. E poi c'era tutto il discorso, che ancora oggi validissimo mi sembra, della personalizzazione. Certo. Cioè la macchina diventava la tua macchina, proprio quella, no? Quella dell'Abarth, certo. Soprattutto era la tua Abarth, col tuo scarico, col tuo volante, con i tuoi accessori, e oggi mi sembra che questo concetto sia sempre valido. È sempre valido anche se c'è un problema di omologazione, sta diventando sempre più difficile fare questa tipologia di cose, però diciamo che loro si impegnano per fare in modo che questa grande tradizione di Carlo Abarth venga portata avanti. Tra l'altro Carlo Abarth non è solamente sportività per tutti, è stata anche sportività quella vera, quella incazzata, a partire dalle Fiat 131, le ricordiamo anche la 124, Mark Wallen l'abbiamo visto prima, tutte le Lancia. Perché poi alla fine pochi magari lo sanno, però le Lancia fondamentalmente erano delle Abarth. E fino alle Alfa Romeo che hanno fino corso e vinto nel DTM sono prodotti in realtà Abarth, fatti dalle persone che lavoravano in Abarth. E qui ci ricolleghiamo al secondo libro, altra marchetta, no scherzo. Però Abarth dopo Carlo Abarth. Esatto, però comunque Pianta è stato assolutamente diciamo l'anima che ha portato avanti grandi progetti, grandi vittorie, appunto con le ultime col 155 DTM, ma poi anche, credo che abbia partecipato anche ai discorsi di Superturismo comunque. Sì, beh, lui è partito come collaudatore con la 037, certo. Diciamo la 037 è figlia sua insieme certo. all'ingegner Limone, poi... Grande anche l'ingegner Limone, ha fatto un libro su Limone. Con Limone, ok. E proprio l'Abarth dopo Carlo Abarth. Ok, e dicevi, sono andati avanti e poi... Dalla 037 fino a diventare appunto a riportare l'Alfa alla vittoria, ma sono appunto i meriti, sono sempre le persone che arrivano dalla stirpe di Carlo Abarth. Bene, grazie mille per il tuo tempo. Grazie. Andiamo a voi. Avanti a divertirci. È stato un piacere. Ciao. Niente, sono quasi le 2 di pomeriggio, io di 500 Abarth capottate non ne ho ancora vista una. Vabbè, intanto ne approfittiamo per mangiare qualcosa. Lasagnetta, e poi cosa posso prendere? Molto bene, kit di cibari è fatto. Paninetto, formaggio verde, lasagnetta. Questo cos'è? Specie di ricottina, pomodorino e salame, siamo al top. Oltre alla 695, domani qua sono attese 5.000 persone per un raduno pazzesco, incredibile. Magari vi beccate pure il giro in macchina con un'uscita. Top. Niente, devo andare davvero con un'uscita, non ci posso credere. Cappottina, guarda come si chiama. E poi andiamo. Incredibile un'uscita, non ci posso credere. Salgo a bordo.
con uno dei migliori piloti italiani. Ce la faccio? Sì, è strettissimo Rovardi in questa 124 Abarth. Coro delle voci bianche, ragazzi. Si divertono, tiriamo un po' di somme. Costa 110 mila euro questo mostricciattolo da corsa firmato Abarth, nemmeno tanto considerando che appunto si tratta di una vettura che può correre il mondiale e fare serie nazionale. Tra l'altro è bellissima, secondo me, dal punto di vista estetico. Ovviamente anche l'abbinamento con il motore 1750 di derivazione Alfa Romeo è tanta roba, perché anche sotto al cofano di questa stavo per dire MX5, ma dire diciamo 124 Abarth, sta davvero molto bene. Uno dei pochi uomini più alti di me, infatti devo mettere la telecamera così. Alessandro Vai, non ci posso credere, grandissimo. Ciao, tu sei uno dei più grandi FCA-isti di sempre. Scherzo, però c'è una Suzuki. Sì, esatto. C'ha pure la Suzuki, va bene. Swift Sport. Perché sei un buon gustaio. Sottolineiamo. Allora, bella? Ti sei divertito? È simpatica, è molto simpatica. Sì, molto è sfiziosetta simpatica. Come sempre. Sì, 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 esatto. C'ha una bella spinta, insomma un bel volantino duro per quanto possibile, divertente, dai, divertente. Va bene, adesso ci gioco anch'io un po' con questa 695 70 anni e poi tiriamo un po' di somme. Lascio qui lo zaino così risparmio 4-5 kg. Ed eccoci al volante della nostra Abarth 695 70 anniversario. Me l'hanno data con il cambio robotizzato, quindi 5 rapporti, cambio a singola frizione. L'assetto è sempre duro, sulle buche con questo ammortizzatore CONI, già verde, andiamo. Cambio purtroppo è sempre un pochino lento, 5 rapporti, come al solito cambia direzione molto velocemente, però non è male, 180 cavalli si sentono e come su questo piccolo mostricciattolo da poco più di 1000 kg, in questo caso frenato da un impianto frenante Brembo a 4 pistoncini che sa davvero il fatto suo, sia a livello di mordente ma anche a livello di feeling che riesce a trasmettere sul pedale. È molto bellina come macchina, perché comunque appunto ha un peso molto leggero, un motore che nonostante un lag abbastanza importante sa il fatto suo in termini di prestazioni, ma appunto è anche la sua intrinseca agilità dettata dal passo molto corto che la fa essere molto divertente anche in piste strette e tortosette come questa. In realtà è un tracciato che è stato ricavato nell'area Expo, molto carino, devo dire, hanno fatto un bel lavoro, dovrò tenerlo aperto sempre, molto meglio di alcuni circuiti permanenti della Formula 1. Seconda marcia, terza marcia, il turbo spinge fino a 1,75, 1,8. Freniamo e ci facciamo queste S. Non è male avere il cambio al volante in realtà, perché comunque lo sterzo è molto lungo, non è direttissimo, è pesante a livello di servoassistenza, ma richiede un po' di giri per dare appunto l'angolo di sterzo. Quindi con il cambio a 5 marce certo è più divertente cambiare, ma qui almeno riuscite anche ad andare a chiamare ad esempio adesso la prima marcia se vi serve uscire più velocemente da certe curve, insomma siete meno impediti nella guida al volante perché non avete da giocare con le marce. Anche qua vado a rimettermi la mia prima marcia, vado a dare giù tutto, andiamo a sfruttare i 250 Nm di coppia massima, andiamo a lanciarci sull'ultimo rettilineo che ci porta alla vittoria, grandissimi! Abbiamo vinto il Gran Premio dell'area Expo con questa nuova 70° anniversario, dai macchinina
comunque con un motore estremamente performante a livello di erogazione, chiaramente ha un po' di turbo lag, ma spinge, e spinge anche molto forte. Dinamica di guida, non so dirvi se sia migliorata o meno con l'ala, perché innanzitutto un tracciato che non conosco, ma comunque le velocità non sono mai state importantissime. Di fatto già l'assetto con gli ammortizzatori CONI è qualcosa che rende questa macchina davvero molto piacevole da guidare tra le curve. Peccato solamente che lo start è un filo lento rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare anche da una macchina di questo genere, però di fatto la sua bellezza è l'essere sfiziosa, arrogante con questo motore che fa brum brum, che fa tanto casino, e poi appunto una prestazione che è sicuramente importante per quanto riguarda la, la prestazione assoluta, visto e considerato che fa da 0 a 100 in 6 secondi e 7 e offre una velocità massima di 225 km/h. Un bel prodottino, sicuramente un prodotto da collezione, una macchina che verrà acquistata più per il suo valore collezionistico che ovviamente per il valore intrinseco prestazionale, però è un oggettino anche divertente da guidare, soprattutto nelle pistine un po' strette come queste. Sul veloce ho già qualche dubbio, ma con l'ala dietro dovrebbe un po' migliorare. Dai, andiamo a tirare due somme sul prezzo e poi chiudiamo. Beh, è troppo carina. Ovviamente non ha le prestazioni di una vera supercar, però è una supercar di fatto, ed è questo il bello. Questa macchina fa troppo simpatica. È simpatica, basta, questa è l'unica definizione. Simpatica e sfiziosetta. Questa è la, la Abarth in ogni declinazione. Quanto bellina è la cassetta di preparazione Abarth? Bellissima. Qua ti arrivano tutti i pezzi per elaborare il tuo 5ino, il tuo 600, quello che volevi. Spendo. E qui c'è lo spazio per tutti i club: Modena, Roma, Pacca, Madrid. Tutti quei francesi che hanno capito che le macchine italiane sono migliori. Ucraina, Trinacria, Barcellona, and last but not least Lario. In realtà ce n'è uno ogni 50 metri di spazio riservato ai club, e poi avete anche il vostro, come si può dire, come si chiama? Palco? Mi viene in mente il nome, il palco, dove fanno un casino di spettacoli, eccetera, presenteranno le macchine. È tutto, figata, mega evento, mi raccomando. Dovete venire tutti, è troppo figo. Con questo è tutto, non mi rimane che augurare altri 70 anni così alla Abarth e anche di più ovviamente. Mi raccomando, viva la passione per l'auto, mi raccomando, divertitevi al raduno se ci venite, se ci siete venuti guardate il video dopo, raccontatemi com'è andata, e poi niente, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, viva la passione per l'auto e full gas sempre dove possibile. Ciao.